parliamo neanche con Gian Erga, con noi collegato da New York per JC Group Capital. Buongiorno Erga, benvenuto. Buongiorno. Qual è la sua idea operativa dal punto di vista delle strategie su Wall Street? C'è da preoccuparsi degli equilibri precari del mercato americano oppure no? Ma io direi che effettivamente l'equilibrio precario non è tanto il mercato americano quanto semplicemente la questione della crescita mondiale. Io direi che lentamente qui alcuni si stanno svegliando e stanno dicendo senza crescita poi dove andiamo a finire, vediamo il FMI che lancia i suoi soliti avvertimenti, questo sia interessante, anche la Banca Mondiale, anche altri si sono espressi, però vediamo anche per esempio che certe società americane a livello del consumo in Cina non stanno sfondando, anche deludenti. Dunque direi che il mercato americano si interroga chiaramente sulle posizioni della banca centrale, però che veramente l'attenzione si sta focalizzando avanti sui limiti della politica monetaria, fin quanto possono spingere con successo, e poi chiaramente se veramente c'è questo rischio di recessione, che alcuni stanno spaventando da un po' di tempo. Direi che questo è il grosso problema, abbiamo un'economia globale che non sta crescendo come molti desidererebbero, e nel contempo abbiamo anche delle sacche di sovracapacità molto molto forti che stanno portando a una situazione di dumping e di deflazione che è estremamente dannosa per il sistema bancario nonché per il consumo. Ecco, se mi consente però di inserirmi. Credo che non sia solo un problema di mancata crescita o di rallentamento economico, qui c'è un problema finanziario da risolvere ed è quello del debito, come mette in evidenza anche CNBC.com. Andiamo a vedere anche questo argomento che viene attualmente messo in evidenza, cioè il tema del debito in Asia. Quindi quanto pesa il debito delle economie asiatiche, e ci sono anche dei grafici che poi andremo a sviscerare, però il tema del debito domestico potrebbe, secondo alcuni opinionisti, colpire le economie asiatiche, e questo potrebbe aggiungersi anche al rallentamento della Cina e al basso prezzo delle materie prime. Questi sono tre argomenti che vanno collegati. Vorrei un'opinione di Marcello Bussi. Marcello. Beh, quanto si diceva prima, il problema è che con l'aumento dei tassi, l'eventuale aumento dei tassi di interesse americani, l'aumento del dollaro, qua rischiano di saltare un sacco di società, di paesi del terzo mondo, dei mercati emergenti. Un tempo avevano questa bizzarra denominazione, dei mercati emergenti, e quindi È una bomba a tempo che bisogna rinviare il più possibile, bisogna guadagnare tempo, rinviare questo aumento dei tassi di interesse per fare in modo che a poco riescano ad aggiustare un po' le cose, e altrimenti veramente andiamo incontro a un crack mica da ridere. Io però, a parte i mercati emergenti, vorrei parlare un attimo di un mercato più che emerso, che è quello tedesco. Perché vediamo che qua continuano ad arrivare dei dati negativi dalla Germania, i conti, vabbè, la Volkswagen, sappiamo quello che sta succedendo in queste ore addirittura, vediamo che Deutsche Bank ha dato una trimestrale che più negativa di così non si può, e allora volevo solo fare notare una cosa: noi che stiamo parlando sempre della Germania come esempio, come da prendere, noi siamo inferiori a loro, vorrei solo mettere in evidenza, con tutto quello che significa, che contestualizzando la faccenda come vogliamo, però un dato di fatto è che oggi come oggi Intesa San Paolo, banca italiana, capitalizza 50,26 miliardi di euro, Deutsche Bank capitalizza 34,65 miliardi di euro, e quindi secondo quanto dicono le borse, ditemi chi è più forte. Certamente la considerazione è molto pertinente anche alla luce di quanto è stato comunicato oggi proprio dalla Deutsche Bank, cioè il profit warning, con quei numeri che mettevi in evidenza. Il tutto ci riporta a riconsiderare anche quanto diceva il Fondo Monetario all'inizio della settimana, e cioè che l'Italia in teoria potrebbe superare la Germania, è così secondo te? Sì, no. Dal punto di vista della crescita? No, secondo me no, per il semplice fatto che noi, il nostro principale partner commerciale è la Germania.
e quindi se vanno male loro andiamo male anche noi. A posto. Allora, ci fermiamo su queste considerazioni per tornarci poi domani ancora con Marcello Busi, ti seguiremo anche sul quotidiano. È finita la riunione di giunta in Campidoglio, queste le ultime notizie da Roma. È terminata la riunione di giunta in Campidoglio, gli assessori presenti se ne sono andati senza fermarsi a parlare con i giornalisti. Noi tra poco ci collegheremo anche con Roma per darvi le ultime informazioni per le presunte possibili dimissioni del sindaco Marino. Per quanto riguarda invece Wall Street possiamo confermare il segno meno. Peter Cardillo, un'ultima domanda per lei dal signor Michele che scrive proprio da Roma, tra l'altro ringraziamo della domanda. Peter Cardillo, la domanda è: la sento un po' sottotono, dottor Cardillo, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa? Ah no, assolutamente no, 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 è soltanto che ho dormito ben poco ieri sera perché ho fatto varie trasmissioni in Asia e quindi forse questa è la ragione perché mi sentivo in questo modo, però assolutamente no. Non sono preoccupato dei mercati, io ripeto che il peggio è passato, questo non vuol dire che non possiamo rivisitare i minimi dell'anno, questo è probabile, però diciamo che ci sia un crack, ci sia che saltano i paesi emergenti e tutto questo, sono un po' scettico di questo, infatti se guardiamo bene la situazione americana, sì, l'economia comincia a mostrare segni di rallentamento, però guardiamo il mercato di lavoro e oggi abbiamo visto un declino di 13.000 unità e la cosa impressionante è che la media di 4 settimane è a 263.000, quindi questi sono livelli che non si vedevano da tantissimi anni, probabilmente forse più di 35-40 anni. Va bene, quindi non ci resta che leggere tra le righe del comunicato di questa sera del verbale della Federal Reserve. Peter, l'aspettiamo alle 20 in diretta e poi in closing bell. Buona giornata, buon lavoro, arrivederci. Va bene, grazie. Tra poco ci collegheremo in diretta con Lima, rimaniamo ancora in compagnia di Gian Ergada a New York e poi la nostra inviata in diretta da Lima per il summit del Fondo Monetario Internazionale. Tra poco. A storie impossibili. Remo produce farro, fagioli, lenticchie e sostiene che andrà a Expo Milano 2015. Ora, le lenticchie forse portano soldi, ma di sicuro non portano all'Expo. È impossibile. Ma no! Intesa San Paolo ci ospiterà nel suo spazio. Ah sì? E comunque le nostre lenticchie le esportiamo in 25 paesi del mondo. Allora andiamo all'Expo. Lui porta le lenticchie, tu porti lo zampone, io però porto un digestivo per te. Vogliamo dare più visibilità alle imprese italiane d'eccellenza. Per questo ne ospiteremo 400 a Expo Milano 2015. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. And I'm feeling good. L'unico gambero che nuota in avanti è rosso. Dal 1986 pubblica riviste, libri e guide con recensioni affidabili del vino e del cibo di qualità. Fonda il primo canale tematico, Sky 412. Forma professionisti e appassionati. È internazionale perché promuove l'eccellenza italiana in 4 continenti. È digitale perché tutti i contenuti sono sul web e nelle app. Dall'8 settembre potete partecipare all'offerta di sottoscrizione delle azioni. Gambero Rosso ha percorso tanta strada. Il resto del viaggio lo faremo insieme. Ho lasciato denti morti, ho lasciato soldati cattivi, ho lasciato un sacco di sangue a terra. Io mi metterei proprio a Lampedusa col bazooka e te sparo sulla barca, perché non mi puoi venire, non ti posso aiutare, come faccio? Quando ti avvicini all'Islam, non è mai per caso, che Dio che te sta chiamando. Noi non siamo razzisti, però la razzista... Un viaggio senza filtri nelle zone off limits dove la convivenza tra italiani e stranieri è diventata critica. Cronache di frontiera, mercoledì alle 21.10, solo su Sky TG24. Di New York.
York naviga sott'acqua, ma adesso è il momento di collegarci con Lima, la nostra inviata in diretta da Lima per il summit del Fondo Monetario Internazionale, Silvia Berzoni. Buongiorno. Buon pomeriggio Marina, dunque siamo in attesa della conferenza stampa del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che presenterà l'agenda di politica fiscale globale per tutti. Che il rafforzamento delle istituzioni finanziarie ancora non è stato sufficiente a garantire una condizione di stabilità finanziaria globale. Ecco quindi le raccomandazioni che farà ai paesi, alle economie avanzate, non solo ai paesi emergenti, quello di proseguire sulla linea di politiche monetarie accomodanti, di una comunicazione efficace soprattutto da parte della Fed. Ai governi però la richiesta di implementare riforme strutturali soprattutto sul mercato del lavoro, sul mercato dei prodotti, aumentare la produttività dei servizi e rendere le istituzioni finanziarie più forti in un quadro politico mondiale. E poi sarà la volta invece della conferenza stampa del numero uno della Banca Mondiale, che potrebbe anche chiedere uno sforzo ulteriore ai paesi, quindi più finanziamento per raggiungere l'obiettivo al 2030 di combattere la povertà estrema. Nel pomeriggio ci sarà anche una tavola rotonda, da un lato Christine Lagarde, dall'altro invece il governatore della Bank of England, che proprio oggi ha confermato i tassi rimangono bassi perché ancora di inflazione non c'è nemmeno l'ombra a livello globale. Tanti rischi dunque al ribasso che sono stati sottolineati dal Fondo Monetario Internazionale in questi giorni, dalla Cina ai 3.000 miliardi di debito dei paesi emergenti che salgono a 18.000 se si considera il debito corporate, e ancora il rallentamento della Cina, ma soprattutto il rialzo dei tassi della Fed che potrebbe avere conseguenze non calcolabili sugli altri paesi. Qui aspetteremo quindi Marina, insieme anche le minute del FOMC, per capire quale sarà la reazione anche di Christine Lagarde proprio da qui, da Lima, Perù. Certamente vediamo alle tue spalle l'ingresso, quindi come si svolgeranno i lavori, che aria tira in questo summit finanziario anche in attesa dei banchieri centrali nei prossimi giorni? Beh, possiamo dire che Lima è sicuramente completamente chiusa, c'è cioè un livello di sicurezza elevatissimo ed è molto difficile spostarsi per la città. C'è un relativo ottimismo nonostante la revisione a ribasso delle stime, nonostante sia stato lo stesso fondo a dei paesi emergenti. Per quanto riguarda l'Italia, Marina, ti possiamo dire che ieri sera è arrivato il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, che sarà qui intorno, quindi nelle prossime ore cercheremo di intercettarlo, anche perché ieri un discorso molto importante è stato fatto sulla bad bank da parte di Joseph Inals, la necessità di ripulire come un aspirapolvere, ha usato proprio questa metafora, 600 miliardi di crediti che ci sono in Europa che potrebbero liberare altrettante, pardon, 1.000 miliardi di debiti che potrebbero liberare altrettante risorse pari a 600 miliardi. Quindi certamente la bad bank italiana sarà uno dei temi che verrà richiesto di più al governatore. Certamente, grazie Silvia Berzoni. Allora, più tardi siamo sempre collegate in diretta con Lima dal Perù, la nostra inviata Silvia Berzoni ci contatterà non appena avrà ulteriori informazioni. In anteprima noi chiediamo a Jean Nergà, a questo punto in diretta da New York, cosa pensa di questa bomba di cui si scrive oggi anche su MF, da 3.000 miliardi per quanto riguarda la situazione degli emergenti con rischio contagio per le economie avanzate, e cioè questi paesi sono sovraindebitati per tale somma, si parla appunto di 3.000 miliardi. Secondo lei è un tema che deve preoccupare gli investitori questo? Sì, enormemente, per un motivo estremamente semplice. Noi siamo stati dell'avviso che molte di queste società, quello che hanno fatto anche dei paesi che hanno visto la possibilità di indebitarsi a tassi tipo il 2% mai visti prima, si sono indebitati sia a livello sovrano nonché a livello anche aziendale, in particolare le aziende hanno mai visto una tale, diciamo così, manna dal cielo in vita loro, ma sono indebitati del 2% con un dollaro basso e le loro economie che crescevano. Oggi si trovano queste società con delle economie che si stanno contraendo, che crescono poco, un cash flow in valuta locale che è diminuito e in più un debito molto più forte. Noi siamo estremamente preoccupati e rimaniamo molto negativi su tutto il comparto emergente, perché noi vediamo da molto tempo anche lo spostamento, la crisi di debito, non come quella asiatica o con quella anche
degli anni 80, che prima si centrava sui sovrani, sul debito sovrano, ma a livello aziendale. E poi mi dico, oh, ma sì, ma guarda John, che i paesi, i governi non hanno garantito questi debiti. Sì, certo, però, ma se lasciano saltare queste società, che sono società leader della loro grande ripresa economica, qui succede il 48. Va bene, ma qui, quindi se succede un 48 non lo sappiamo, le istituzioni finanziarie stanno lanciando comunque dei segnali di cautela a partire dall'FMI, però dice anche il Fondo Monetario che le economie avanzate hanno fatto dei progressi e quindi questo dovrebbe bilanciare i rischi degli emergenti. A chi dobbiamo credere, ma soprattutto i risparmiatori, che cosa devono fare dei propri portafogli? No, ma no, guardi, innanzitutto io non credo a questa storia tanto dei paesi in via di sviluppati, perché anche loro dipendono, come diciamo, dalla Germania, tanti paesi, in parte da questi paesi emergenti. Quello che noi stiamo consigliando, quello che stiamo pensando, è chiaramente mercati emergenti molto a rischio ancora, perché quello che si è visto adesso è stata una tregua per il fatto che la Fed non ha innalzato i tassi, e noi ci stiamo concentrando sui paesi sviluppati, sui crediti molto molto forti e con un paese con cash flow fortissimi. Io gioco mercati emergenti, lo lascerei veramente a quelli che vogliono fare la famosa svita spericolata, perché non è un discorso veramente attuale per la maggior parte, secondo noi, del popolo che investe. Grazie Gian Elga, Strategic Advisor, JC Group Capital da New York, buon lavoro, alla prossima occasione. Grazie.